Quando io parlo di economia, non importa quante fonti e dimostrazioni, con il consensus degli economisti porto, c'è sempre almeno un tizio che dice «Non hai studiato economia, quindi la tua opinione non vale niente», che è una fallacia logica fatta da chi sa zero per screditare chi dissente da lui, zittendo il dibattito con un pezzo di carta, e vale per l'economia, come per la fisica e per qualsiasi branca dove trovi qualcuno che non ti piace. Ebbene, oggi parleremo invece di un settore dove io ne so più di tutti sul tubo italiano, dall'interno. Parleremo del sistema sanitario e di come migliorarlo. Ora, prima di fare la pars destruens, ossia la parte in cui mi lamento e dico come migliorare la sanità, prima dobbiamo fare una pars costruens, ossia dove dico cosa sta andando bene e quindi cosa non dobbiamo cambiare. Perché noi ci lamentiamo tanto della sanità italiana, ma, signori, è un dato di fatto oggettivo che abbiamo una delle sanità con maggiori coperture del mondo, ossia, grazie al sistema sanitario italiano, dove tu vieni curato gratuitamente dagli ospedali qualsiasi sia la tua malattia, gli altri paesi invece dovresti pagare delle aziende. Ogni volta è più complicato il tuo intervento, più questo costa. Il che significa che molti non possono curarsi, ergo che muoiono. Invece noi italiani, con un sistema sanitario pagato progressivamente con le tasse, possiamo dare a chi non potrebbe avere. Per questo non ha senso che chi va dai privati sia rimborsato dalle tasse, perché viene meno tutto il sistema. E questo è confermato da vari dati. Siamo all'8° posto per aspettativa di vita media. 82,9 anni, ragazzi, è tantissimo per un popolo alcolizzato come il nostro. La nostra sanità, in tutte le analisi statistiche e di performance, è sempre al primo o al secondo posto in tutti i set, tanto che le Nazioni Unite l'hanno classificata come la seconda migliore sanità del mondo dopo la Francia nel 2000. Signori, noi italiani siamo in fondo a tutte le liste, in tutto, ma sulla sanità siamo davvero nell'unico caso in cui siamo noi a fare scuola. Non è un caso che i ragazzi di Oxford vengono a studiare il sistema sanitario italiano per capire come migliorare quello americano, quello inglese. E questo è uno di quei settori in cui per una volta non abbiamo da invitare neanche gli svedesi. Siamo noi a coprire più di tutti. In effetti abbiamo una sanità socializzata così forte che copre davvero così tanti casi che possiamo rivaleggiare persino con Cuba. E come sapete Cuba, che sotto Battista aveva una sanità schifosissima che causava centinaia di migliaia di morti, dopo la rivoluzione finanziò tantissimo per ricevere una sanità universale, facendo tracollare la mortalità infantile e riuscendo ad esportare i medici in tutti i paesi capitalisti circostanti come il Venezuela. Vi serve questo dato perché ne parleremo tra poco. Se posso lamentarmi delle mancate coperture, sono unicamente di tre settori, che sono gli unici tre settori in cui sento che il settore pubblico non fa abbastanza e lascia invece il campo aperto ai privati, e quindi a discriminazioni censitarie. Il primo settore è quello della chirurgia estetica. E so cosa state pensando, scusa Morte Bianca, ma ora stai esagerando. Un conto è curare le malattie, un altro è la bellezza. Si può vivere senza bellezza, non deve essere qualcosa che lo Stato cura. Ma non è così, perché ci sono casi in cui persone, e non per colpa loro, subiscono infortuni enormemente gravi che le abbruttiscono, e una bruttezza notevole può essere un handicap che porta a discriminazioni notevoli, abbassamento dell'autostima, depressione e magari suicidio. Ora, senza fare nomi, ci fu un caso di un uomo che era fidanzato con questa donna. Questa donna era violenta, ad un certo punto lei andò da lui con un secchio di acido e gli squagliò la faccia. Ebbene, non solo la donna non gli ha dovuto far pagare niente, dicendo che era senza soldi, ma l'uomo in questione, rimasto mutilato e ipovedente, non ha avuto i fondi pubblici per riparare un danno che, ripetiamolo, non lo vede colpevole. Io penso che se qualcuno di ricco ti fa un danno, deve poi pagare, di tasca sua. Ma in caso di poveri, verifichiamo però che siano veramente poveri, lo Stato dovrebbe fornire una copertura, e che per deformità gravissime alla nascita, lo Stato dovrebbe prendere in carico interventi simili, o per incidenti. Il secondo punto in cui la sanità dovrebbe espandersi è l'oculistica. Ora, so cosa mi direte, esiste come un servizio oculistico pubblico. Io stesso ho fatto uno dei miei tirocini al reparto di oculistica, ma io mi riferisco alla produzione di occhiali, che è quasi interamente nelle mani dei privati, e in particolare qui devo fare una critica a Luxottica. Chiunque usa gli occhiali compra un sacco di brand diversi, ma in realtà tantissimi di questi brand appartengono tutti alla stessa azienda, che mantiene il nome di questi brand come se fossero indipendenti soltanto per far sembrare che ci sia una scelta, quando in realtà non è vero. Il capitalismo ti fa credere di avere la competizione quando in realtà la distrugge. Ebbene, Luxottica è una gigantesca multinazionale, la più grande produttrice di occhiali, ironicamente uno dei pochi casi in cui c'è un'azienda italiana ad essere leader mondiale. Ma questo non è necessariamente qualcosa di positivo, poiché il fatto che una sola azienda abbia un controllo di una fetta così grossa del mercato, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Tiffany, Vogue, Ray-Ban, la rende troppo potente, e a parer mio fa male al consumatore. Non serve arrivare al 100% perché una sola azienda comandi tutto il mercato, basta molto meno, chicche ne strillino gli uncap. Sapevate che costruire gli occhiali costa pochissimo, ma vi vengono venduti al prezzo superiore di uno smartphone, per citare College Humor, perché
Luxottica decide il prezzo e nessuna azienda è abbastanza potente da rivaleggiare con lei imponendo prezzi migliori, perché un'azienda più grossa può permettersi rischi maggiori, le altre no, perché Luxottica non ha soltanto il dominio orizzontale, cioè che compra le sue rivali, ma anche verticale, ossia non sta solo producendo gli occhiali, ma controlla anche moltissimi negozi che vendono gli occhiali, di Luxottica e di non Luxottica, e tutte le fasi di montaggio. Quando l'azienda Oakley si rifiutò di piegarsi ai prezzi di Luxottica, Luxottica la buttò fuori da tutti i suoi negozi, e quando controlli così tanti, se non tutti, anche se non tutti, cari ANCAP, i negozi, l'azienda non vende più, ergo è arrivata quasi a fallire e a quel punto Luxottica l'ha comprata e l'ha reintegrata nei ranghi. Bello il capitalismo etico, è bella la competizione tra le aziende, bello come il piccolo imprenditore vince sempre se si impegna e fa quello che i clienti vogliono. Se Luxottica non comandasse il mercato, è probabile che gli occhiali costerebbero molto meno, e invece ora sono così potenti che Google, per fare i suoi occhiali, si è rivolta a loro, e secondo alcune stime controllano fino all'80% dei brand maggiori. E a parer mio è necessario che, da un lato, lo Stato fornisca una seria alternativa totalmente pubblica di produzione di occhiali e montature, e dall'altro che siano posti severi limiti su quanto una sola azienda può possedere sia nel suo settore sia nei settori verticalmente correlati ad esso e, se necessario, frantumarla, come si fece per la Bell Company in America. Perché, signori, gli occhiali non sono un bene di lusso, per definizione, visto che quasi tutta la popolazione mondiale ha un problema di vista almeno una volta nella vita, e senza occhiali guidare, leggere, lavorare diventa più difficile. Letteralmente un bene di prima necessità l'occhiale. E un pezzo di vetro con degli stecchini sopra, perché questo è basta paraculate, non può costare quanto un PC da gaming di fascia media. Fino a 20 volte tanto il costo di produzione vengono penduti. Forza, spiegatemi in cosa sono migliorati di 5 volte tanto da quando li compra una certa azienda. Io ci vedo sfruttamento, non so voi, anche perché li producono spesso nelle stesse fabbriche. Il terzo punto è la dentistica. Di nuovo, esiste un settore dentistico pubblico, ma qui effettivamente sono i privati a comandare, e qui bisogna parlare della strategia che gli iperliberisti, da decenni, applicano per far dominare l'economia ai privati, e qua cito il buon Chomsky, che li aveva sputtanati meglio prima di me. La strategia del conservatore è questa: prima tolgo i finanziamenti alla sanità pubblica, poi metto una enorme attenzione mediatica, usando i giornali e televisioni private, su quanto la sanità inspiegabilmente adesso faccia schifo, e a quel punto i privati arrivano, proponendo un'alternativa, ergo i capitali iniziano ad andare da quella direzione, ergo iniziano a fare lobbying, ergo si togliono ancora più finanziamenti dal pubblico e così via. In questo modo i medici migliori non vogliono rimanere in Italia, bensì scappare o nel privato o all'estero, dove sentono che saranno pagati meglio, e il ciclo continua sempre di più, ed è un ciclo assolutamente artificiale, se questo falso mito si basa sull'intera ideologia liberale degli ultimi decenni. Le carie, secondo alcune stime, è una delle malattie, forse la malattia più diffusa del pianeta, ce l'hanno quasi tutti gli umani, letteralmente è anomalo chi non ce l'ha. È fondamentale curarsi per non avere patologie più gravi, oltre che per motivi giusti e estetici. Andrebbe invece invertito il ciclo. È ridicolo e schizofrenico finanziare la sanità privata. Lo Stato non ha i soldi per quella pubblica e li dà ai privati? Non bisogna dare neanche un centesimo alla sanità privata, che va anzi ipertassata, e far refluire il capitale su quella pubblica, così che ci siano migliori stipendi. Purtroppo, da quando siamo passati dalle USL alle ASL, all'epoca andava di moda privatizzare tutto e trattare tutto quanto da mercato, tendenza che oggi sappiamo ha completamente fallito, e ne vediamo il risultato, gli ospedalieri in queste condizioni sono meno tutelati rispetto al pubblico, e sono stimolati a dimettere il prima possibile, quantità sopra la qualità, più diagnosi fai, più guadagni, lo aveva spiegato bene anche Zero Calcare, è un conflitto di interessi orribile, con annesso ovviamente lo strapotere dei privati, tramite l'intramenia. Ah, vuoi operarti? Bene, o lo fai con il ticket, e ci vorranno mesi, ma se lo fai da me, in privato, sono libero subito. È una ovvia truffa, e in questo modo il settore privato ruba letteralmente pazienti al pubblico. Invece andrebbero tassati i privati e finanziati i pubblici, in modo che a fronte delle maggiori tutele ci sia il ritorno di cervelli nel pubblico, così com'era, e che ci sia sempre meno gente che sceglie il privato, e quindi sarà meno finanziato, e a sua volta sempre meno risorse andranno sprecate. Perché, signori, esiste una differenza tra destra e sinistra, tra chi vuole che un certo settore lo offrano i privati e chi vuole che lo offra lo Stato. Ma se c'è un unico settore dove tutti i sani di mente concordano che deve essere pubblico, è proprio la sanità. Tanto che la sanità è chiamata in gergo l'altarino dei liberisti, perché è il punto dove persino loro si devono inchinare e riconoscere che qua lo Stato è superiore ai privati. E se non credete a me, guardate agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono l'unica nazione sviluppata che ha ancora una non copertura sanitaria universale pubblica. E gli effetti sono disastrosi. Hanno la spesa sanitaria più alta pro capite del pianeta. Alla faccia che i privati fanno risparmiare. E hanno la spesa pubblica, perché lo Stato e i privati poverini qualcosa gli deve pur dare, più alta del pianeta. Che a questo punto nazionalizzare gli costava di meno. Tanto che spendono il 18% del GDP
Noi spendiamo il 9 e copriamo tutti, persino i turisti. Gli Stati Uniti hanno meno ospedali per capita, hanno un'aspettativa di vita più bassa dei paesi del terzo mondo e condizioni ospedaliere da terzo mondo, secondo vari osservatori internazionali, spendono 5 volte più del Canada per capita. 300 euro per una dose di insulina contro 20. Bello il libero mercato, vedete com'è efficiente nel regolarsi da solo con i prezzi. 300 euro per una cosa che ti serve letteralmente per vivere. Mentre nel resto del mondo si partorisce gratis, là si pagano migliaia di dollari. Immagina pagare per nascere. Cazzo, è il late capitalism definitivo. Manco hai respirato che già devi pagare il conto. Il sistema sanitario privato fa più lobbying di difesa e petrolio, secondo IMM Dreams Everything. E ricordate che ogni sovrapprezzo lo pagano i cittadini. E questo ha effetti disastrosi sulla vita delle persone. La maggioranza delle persone in America non è coperta dal pubblico e deve rivolgersi ai privati, che ti chiedono un sacco di soldi tramite il sistema delle assicurazioni. Tu li paghi ogni mese un tot e loro in cambio promettono che ti pagheranno qualsiasi intervento. Il problema è che chiaramente non è qualsiasi intervento e per fare profitto loro devono prendere da te più di quanto loro ti daranno. E in più, essendo gli ospedali privati ed essendo in convenzione con le assicurazioni, queste hanno un interesse affinché gli ospedali curino i loro pazienti da loro. Ve lo spiego in parole semplici. C'è un accordo tra la tua assicurazione e solo alcuni ospedali. Se ti fai curare in un altro ospedale, devi pagare tutto tu. E questo nelle emergenze succede spesso perché non puoi chiedere ad un paziente in coma: mi scusi signore, in che ospedale dobbiamo andare? Signori, è una lotteria per la salute! Ancora una volta, nel libero mercato caotico e non regolato, non è vero che c'è maggiore libertà di scelta. Gli americani non scelgono la propria assicurazione, bensì è il loro datore di lavoro che la sceglie. E così loro non possono neanche scegliere in quale ospedale andare. E sottolineo che sono aziende private, quindi è nel loro interesse andare a risparmio sulle vite delle persone e coprire il meno possibile. Basta una minuscola cosa che il contratto ti esclude da tutte le cure. È facilissimo pagare tutta la vita e poi perdere l'assicurazione per un inghippo contrattuale. Ho visto interviste terrificanti di donne che dovevano scegliere tra i farmaci per il diabete e i farmaci del cuore, perché non potevano permettersele entrambe. Ecco la vostra cazzo di libertà di scelta! Ecco la vostra cazzo di competizione! Di cosa vuoi morire, di diabete o di infarto? Bella sta competizione! Puttana miseria! Metà dei malati di cancro perde tutti i risparmi di vita entro 2 anni in America per le cure. Le cure mediche sono la maggiore causa di bancarotta negli Stati Uniti. Hanno un tasso di mortalità altissimo che è in aumento ed è molto più alto di Cuba! Vorrei far notare! I pazienti americani devono andare in Messico, nel cazzo di Messico, per delle prescrizioni che costano meno. E chiaramente, non solo sono le donne le più colpite, la sanità femminile americana è stata definita la terza peggiore del pianeta, ma anche le minoranze, che sono discriminate e accedono a servizi peggiori. Diverse ricerche dimostrano che chi è senza assicurazione negli Stati Uniti preferisce aspettare per non perdere lavoro, arrivando ad avere cancri ormai incurabili. Il numero di anni di vita persi a causa della privatizzazione sanitaria è incalcolabile. Un terzo delle campagne di GoFundMe sono di natura sanitaria. Immaginate una cazzo di distopia dove per salvare tua figlia devi fare un video che diventa virale sul suo cancro incurabile per rivaleggiare contro i Vines dei ragazzini che floxano su Fortnite ed elemosinare la pietà altrui. Su qualcosa che, ripetiamolo, non hai controllo, il grande fallimento della teoria liberistica. E se perdi questo grande fratello internettiano, muori. Vi sembra distopia? Ah no, non è una distopia. È il cazzo di mondo in cui qualcuno ha pensato di far gestire gli ospedali secondo il pensiero di Hayek e della Rand e fosse una buona idea. Andate a fanculo. È questo il grande fallimento del neoliberismo. Noi non possiamo affidare la sanità al mercato, perché non possiamo scegliere di non curarci come uno può non comprare un vestito di Gucci. Lo capite, ANCAP da strapazzo? Non siamo tutti miliardari. La qualità dovrebbe essere per tutti. Gli iperliberisti, visto il fallimento della sanità americana, strillano che la colpa è solo delle assicurazioni, che sono un inutile middleman che fa gonfiare i prezzi arbitrariamente. Ma non è solo questo, è proprio il predominio della sanità privata che ha un interesse a far lievitare i prezzi. Signori, l'ho detto e lo ripeto, e con questo io seppellisco la questione. Prima di essere liberi, bisogna essere vivi. Se non siamo vivi e in salute, tutto il resto decade. E dunque ne vale ben la pena che Jeff Bezos paghi un po' di tasse se questo significa salvare milioni di bambini. Perché milioni di bambini, chicché ne strillino un libero mercato, valgono più dei dollari. Addirittura qualche sciacallo ha detto che la colpa è di quel poco di assistenzialismo statale che gli stati fanno. I tagli non hanno funzionato? Beh, abbiamo fatto forse troppi pochi tagli! La stupidità è aspettarsi che cambi qualcosa ripetendo sempre la stessa azione, citando Einstein. Chissà perché noi europei con la nostra sanità pubblica stiamo bene e spendiamo pure meno coprendo tutti. A questo punto i liberisti propongono il cosiddetto two-tier system, ossia l'idea neoliberale che lo Stato debba coprire solo le emergenze, tipo le ambulanze o gli interventi gravissimi, salvavita, e tutto il resto te lo devi pagare tu tramite i privati. Ma questo allevia soltanto i problemi più gravi lasciando tutti i problemi citati sopra intatti. I problemi lievi poi diventano gravi.
gravi, compresi i costi esorbitanti. Io non mi potrò dimenticare il mio professore che diceva di come, quando era negli States, conobbe una ricca donna americana e questa doveva riciclare le siringhe per l'insulina. Le siringhe! Una donna ricca! Nessun diabetico italiano ha mai avuto questo problema. Questo è il fallimento di un paradigma socio-economico. Quando la realtà ti smentisce, è tempo di abbandonare la teoria fallimentare e passare oltre. Liberi. Invece, se il pubblico partecipasse, sarebbe un competitor importante, perché obbligherebbe le aziende private a darsi una calmata e ad abbassare i prezzi, ad aumentare l'efficienza soprattutto. Proprio le corporation delle assicurazioni ce lo insegnano. Più un settore è grosso, maggiore è il suo peso contrattuale. Se da te vengono 800 persone, non vali molto e ti chiedo un prezzo alto per darti farmaci. Ma se da te vengono 8.000 persone, ti faccio uno sconto. Se però tu sei lo Stato e offri un servizio sanitario nazionale, hai una leva molto più grande nel negoziare i prezzi, nell'imporre limiti. E in più puoi fare legislazioni ad hoc per regolamentare. Quindi maggiore è lo Stato e minore è il settore privato, maggiore sarà l'efficienza e la copertura per tutti, ad un prezzo più basso perché ci mangiano sempre meno persone sopra. Immaginate questo concetto applicato fuori anche dalla sanità. Se solo qualche economista non fosse accecato dai prosciutti verde dollaro che gli hanno messo i suoi finanziatori sopra. Allora voi penserete, ok, allora serve una sanità pubblica che copra la maggioranza delle cose, ma servirà comunque una porzione di privato. Voglio dire, privato è meglio, è più efficiente, offre più scelta, ci sono tempi d'attesa più brevi, no? E quindi... Abbiamo già smentito l'idea che nel privato ci sia maggiore libertà di scelta. A meno che tu non sia milionario, che si intende. Adesso smentiremo questi altri miti. In realtà, in paesi a settore largamente privato, oltre il 30% dei pazienti dice di aver aspettato più di un mese per gli interventi, e queste cifre sono assolutamente analoghe a paesi a maggioranza pubblica. Non c'è alcuna differenza. Infine, il mito il pubblico è sempre inefficiente, il privato è sempre efficiente, è in realtà stato smentito da tempo. Non siamo più negli anni 80, per fortuna. Reagan e la Thatcher sono, per fortuna, sepolti e l'urina è loro quotidiana compagna. Vediamo i dati reali. Un terzo della spesa sanitaria è tutta sprecata in America nell'amministrazione. Bella l'efficienza, eh? Numerosissime ricerche hanno ormai sancito definitivamente il dibattito chiuso che il privato, settore, tende più spesso a violare le pratiche mediche standard e hanno un outcome peggiore per i pazienti. Diversi studi confermano che il pubblico tende ad avere una performance economica migliore del privato, sia for profit sia non for profit. Sapete perché siamo così abituati a pensare che il privato sia meglio? Pubblicità. Il pubblico non spreca risorse per attirare clienti, il privato deve farlo e quindi per decenni si sono spesi milioni di euro non per salvare pazienti, ma nel convincerci che il pubblico fa schifo, mentre il pubblico silenziosamente salvava vite umane. E più il privato assume pazienti, minore cura si può avere per tutti loro ovviamente, quindi questo modello, che già funziona male per loro, funzionerà anche peggio se lo Stato non si prendesse in cura del grosso carico. La sanità non può lasciare qualcuno scoperto, perché chi non si cura è un pericolo e un costo anche per chi non si cura, vedi pandemia. Quindi cooperare è obbligatorio. Signori, la sanità è proprio quel settore in cui non ci deve essere dibattito. Più pubblico c'è, meglio è, e meno risorse vengono sprecate. E ne parliamo meglio tra poco di questo. Un esempio di questo è proprio la Lombardia. La Lombardia, a causa della mala amministrazione leghista, da anni e anni si fanno tagli al settore pubblico e si investe nel settore sanitario privato, considerato la salvezza perfetta, nonostante i continui scandali e arresti per corruzione, ma vabbè. E questo lo si è visto con la pandemia Covid, che ha devastato la Lombardia, che si è ritrovata totalmente impreparata e sottofinanziata rispetto alle altre regioni. Infatti, metà della sanità lombarda era privata, caso unico, eppure in gran parte convenzionata dalla regione, ergo la paghiamo noi. Perché ficcatevelo nella testa, ragazzi, quando c'è la peste, non sono i privati a salvarti, ma la sanità pubblica. In Lombardia i medici di famiglia erano totalmente abbandonati a se stessi, e ormai tutti gli esperti ammettono che il sistema sanitario lombardo è il tallone d'Achille d'Italia. La famosa eccellenza lombarda. Bene, ora che vi ho spiegato per bene perché non dovremmo privatizzare la sanità italiana, come quasi tutti i politici in Parlamento propongono, parliamo di come invece migliorarla. Anzitutto, basta tagli. Purtroppo tutti i recenti governi hanno fatto almeno un taglio alla sanità, appunto spinte dagli interessi privati e politici iperliberisti incoscienti. E di questo abbiamo le prove, anzitutto a causa dell'inflazione. Il denaro vale sempre di meno, ergo se io ti do 300 euro ogni anno, in realtà ogni anno ti sto dando meno soldi, e siccome in Italia la crescita dell'inflazione è stata superiore alla crescita dei finanziamenti pubblici, noi abbiamo perso, già solo per questo scherzetto, miliardi di euro di sanità pubblica. Se in più ci mettete che molti soldi sono stati soltanto promessi e poi non dati effettivamente, oppure
pure dispersi nel privato e tanti altri tagli, considerate che la spesa sanitaria ha smesso di crescere, dati Istat, passando dal 7% al 6,6%, si arriva ad un totale di 37 miliardi di euro in meno per la sanità. E chi lo nega fa una disinformazione serissima. Siamo stati terzultimi come rapporto della spesa in rapporto alla crescita in Europa. Ditemi voi se mi sembra normale. Abbiamo perso un terzo dei posti letto. Quindi basta tagli e basta finanziamenti privati, bensì aumentare drasticamente il finanziamento alla sanità pubblica, fissandoli in rapporto alla crescita economica, alla popolazione e all'inflazione. Raddoppiare almeno il numero dei medici in modo da risolvere sia la crisi degli specializzandi, sia aumentare il numero dei medici per paziente, aumentando la qualità. Porre fine per sempre alle anticostituzionali e contrarie ai diritti umani turnazioni massacranti. Se ci sono pochi medici, la soluzione è assumerne di più. Non richiamarli in ogni momento quei pochi che ci sono mattina e sera anche durante le vacanze con straordinari non pagati che li torturano, rendendoli meno efficienti sul lavoro e stressati. Serve un limite assoluto e anche basso per le ore massime totali dei medici e basta con la truffa di fingere che siano dirigenti. L'UE ci ha pure fatto una multa per questo. Secondo punto, spending review. Ogni singola spesa del sistema sanitario deve essere rendicontata, ogni utilizzo, persino nel più piccolo dei materiali, di tutto si deve rendere conto e bisogna abbandonare la burocrazia scritta e passare alla digitalizzazione, che permette di centralizzare tutte le informazioni e dare maggiore trasparenza. Questa è l'unica spending review. E lotta agli sprechi sensata. Terzo punto, una importantissima educazione, virale e di massa sin dalle elementari, sulla suddivisione della sanità. Ora, signori, se ho un dubbio sulla mia salute o voglio farmi controllare, cosa faccio? Prima parlo con il medico di famiglia al telefono, poi, se il medico di famiglia lo ritiene giusto, vado da lui a farmi visitare in presenza. Solo se mi sento male e non è cosa da medico di famiglia, allora vado in pronto soccorso, dove sarò suddiviso nei vari codici. Codice verde, codice giallo e infine codice rosso per i più urgenti. Meno persone vanno al pronto soccorso, meno fila ci sarà. Ed infine, solo se siamo in casi davvero gravi, si chiama un'ambulanza. Invece, cosa si fa in Italia? Si chiama l'ambulanza appena si sente un po' di dolore alla pancia, perché, signora mia, penso che sia l'infarto, l'ho letto su internet. Io durante il mio turno in ambulanza ricordo una signora che ci aveva chiamato. Questa signora ci disse che il marito, appena siamo arrivati, era allettato immobile e voleva farlo ricoverare in una casa di cura, ma non sapeva a chi rivolgersi, tutti avevano dato due di picche, e quindi chiamò noi. Ora, da un lato ti incazzi come una bestia perché un'ambulanza va chiamata solo per i casi che stanno male, ogni minuto che sprechi è gente che muore. Dall'altro lato però capisci che era una persona abbandonata da un sistema che non le spiega come fare. Io lo capisco che, signora mia, però sono i miei figli, io devo essere cauta per il loro bene. Sì, ma così calpesti i figli degli altri, e gli altri calpesteranno te. A tal proposito, ogni singolo edificio che ospiti abbastanza persone deve avere almeno un defibrillatore. Metteremo, l'ho detto e l'ho proposto, i defibrillatori come gli estintori. Applausi! Quarto punto. Test del DNA alla nascita gratuito e obbligatorio per tutti. Questo sia per risolvere subito la paternità, per identificare subito un sacco di malattie e risparmiare un sacco di soldi e salvare milioni di vite umane, sia per identificare all'istante i criminali. Ovviamente i dati genetici vanno tutelati nel massimo segreto di Stato e non devono essere ceduti ad aziende private a qualsiasi cifra e con massima tutela della privacy. Senza il mandato di un giudice nessuno può accedere a quel database. Un giorno avremo degli holter minuscoli e poco costosi che monitoreranno il cuore per te da qualsiasi irregolarità. E chissà, magari faranno da pacemaker in caso d'emergenza. Quinto punto. Nessun antivax o altre categorie pseudoscientifiche alle gerarchie della sanità, tantomeno a capo del ministero. E mai, mai voglio vedere omeopatia finanziata dallo Stato come se fosse scienza. Se la paghi chi ci casca, e di tasca propria. Sesto punto. I tamponi e gli assorbenti non sono beni di lusso, sono beni di prima necessità, teste di cazzo che non siete altro. Ma come cazzo si fa a pensare che una donna può stare senza assorbenti? I preservativi vanno sussidiati se vogliamo controllare gli aborti e le malattie sessualmente trasmissibili. Settimo punto, dobbiamo iniziare a sussidiare anche la psicologia. Lo psicologo della mutua deve essere potenziato, la depressione è il male del nostro secolo e non può essere curata solo per i benestanti. Ultimo punto, togliere le patenti per i vaccini. Questa proposta l'ha lanciata Biden. Mi sconvolge il fatto che il PD si fa battere nell'essere di sinistra da uno come Biden. Complimenti, bravissimi! E chiaramente la Merkel si è subito detta contraria. Ma porca puttana! Ma c'è un solo campo in cui non scelga di essere il male assoluto? Ma non hai finito di fare danni, brutta copia della Thatcher che non sei?
Subito hanno accusato Biden di essere comunista, ovvio, e di voler distruggere l'economia globale. Ma in realtà non è così. La proposta di Biden ha il supporto di eminenti, esperti del settore, economisti di alto profilo e politici bipartisan. Lui, tra l'altro, parla di abolire soltanto temporaneamente queste patenti, figurati, e solo in virtù della gravissima pandemia in cui ci troviamo, in modo che si possano distribuire a più persone, anche a chi non può permettersele, perché fino a quando ci sono ancora persone non vaccinate, il virus circola, ergo muta, ergo inficia l'efficacia dei vaccini. Quindi mantenere i vaccini soltanto nei paesi ricchi e solo nelle mani di pochi significa uccidere sia i poveri sia i ricchi sul lungo termine. Signori, è inammissibile che abbiamo così tanti vaccini eppure così tanti che non possono accedervi. Uno scenario come quello di Israele, dove il governo sta vaccinando cani e porci ma sta vietando di distribuire vaccini ai palestinesi, dovrebbe essere illegale. Tutti devono avere i vaccini, proprio per impedire soprusi come questo. La prima critica a questa proposta è che, in questo modo, le aziende farmaceutiche che fanno i vaccini non guadagneranno più. Questo è falso. Continueranno a guadagnare, eppure tantissimo, dalla vendita dei vaccini e anche dei finanziamenti pubblici. Semplicemente il loro lucro totale sarà leggermente più basso al fine di salvare miliardi di vite umane. La seconda critica è che questo distruggerà la competizione. Abbiamo già parlato a IOSA di come la competizione in ambito sanitario ha rotto il cazzo, ma a prescindere da questo, le patenti, il copyright, le esclusive fanno malissimo all'economia e le aziende, se condividessero le loro risorse e le loro scoperte, senza dover ogni volta ripartire da zero sprecando miliardi nell'inutile competizione per rifare lo stesso percorso mille volte, abbasserebbero nettamente sia i costi sia i tempi di produzione. Ricordiamo che i vaccini Johnson & Johnson, ad esempio, sono venduti 8 volte tanto il costo di produzione. Se vi sembra sano dimenti in un periodo come questo. La terza critica è che in questo modo anche la Cina e la Russia potranno scoprire queste tecnologie e potranno usarle a loro vantaggio. Questa è la critica più stupida e non merita neanche una risposta, è puro complottismo e secondo questo ragionamento non dovremmo proprio vendere vaccini a loro se è per questo, e loro non dovrebbero venderli a noi. Evitiamo di farci la guerra pure sulle medicine. La quarta critica è che tutto quel guadagnato sarà usato per il bene dell'umanità. Partendo dal presupposto che questa critica richiede una visione ottimistica e cieca fiducia nelle aziende for profit, che io non ho, non capisco di cosa ci sia di più urgente, ora come ora, del curare il Covid per delle aziende il cui obiettivo è letteralmente curare il Covid. Si tratta di una critica ridicola. Ricordiamo che con la proposta di Biden le aziende sarebbero obbligate alla trasparenza su costi di produzione e si fornirebbero anche ai paesi sottosviluppati la possibilità di crearsi dei propri vaccini se noi non riusciamo. E soprattutto ricordiamo quel genio di Jonas Salk, colui che creò il vaccino per il polio. Gli chiesero se volesse metterlo sotto copyright e lui rispose: "Non lo farò mai. Potresti mettere il copyright per il sole?" Grazie alla sua scelta, milioni di persone si salvarono e oggi il polio è totalmente eradicato. Alla faccia di chi pensa che il copyright è necessario per vaccinare. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione troverai anche il mio libro, il fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.